Gentili signore e signori, un cordiale saluto, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore per questo appuntamento infrasettimanale giovedì 14 dicembre. 7 le corse in programma, 3 delle quali riservate agli ostacolisti che tornano sulla nostra pista e ci saranno anche giovedì della prossima settimana. Il tempo bellissimo, il terreno pesante, vediamo che cosa è accaduto oggi in pista. Velo dipinto, Cas de Montmirail, Che de Montmirail, poi Jasmine Bédé, Azzonto, Fly Filo Fly. Sempre mobile davanti al traguardo per il giro conclusivo, velo dipinto, Che de Montmirail, poi Jasmine Bédé, Fly Filo Fly, Azzonto, stesso schema. Da Fly Filo Fly mai a contatto, si affronta il giro, curva della segreteria, poi una siepe e l'oxer con Che de Montmirail che pedina velo dipinto, che ancora non scappa all'unisono velo dipinto e all'interno il giallo e il nero di Che de Montmirail, poi Jasmine Bédé, Azzonto, Fly Filo Fly, Oxer, metà retta di fronte. Ah, salta malissimo, Che de Montmirail. E allora velo dipinto prova a tornare in vantaggio in maniera più decisa su Che de Montmirail che comunque si ripropone. Sono tutte e cinque lì però. L'andatura non ha sgranato niente alla corsa. E quindi velo dipinto è sotto la pressione di Che de Montmirail. Sono lì e che passa. Poi Azzonto che avvicina Fly Filo Fly, Jasmine Bédé, sta scappando Che de Montmirail all'ingresso, addirittura velo dipinto sembrerebbe poco in grado di organizzare la rivalsa, ci prova ugualmente Gabriele Agus ad andare a prendere Che de Montmirail, poi in corda Azzonto è della partita, anzi è più forse pericoloso di velo dipinto, con Che de Montmirail rincorso da Azzonto, poi velo dipinto, gli altri battuti, Che de Montmirail è inseguito da Azzonto che ci crede e ci prova con Volpe, poi torna anche velo dipinto, Che de Montmirail passa ma non stacca, ma si mantiene avanti ai rivali, Che de Montmirail va a vincere su Azzonto e velo dipinto, 2-1-5. Buon pomeriggio, bentornato a San Rossore. Sì, bene, 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 corsa, c'è, bene, saltare, due problemi, ma finish va bene, dopo canzumer corsa. Grazie a Jan Kratochvil, abbiamo capito più o meno che il cavallo ha saltato bene e che adesso tornerà a canzumer. Joseph Aichner, è così? Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Che de Montmirail ha saltato molto bene oggi e ha fatto una bella corsa. Ma andrà a correre a Cagna adesso? Sì, sicuro che corriamo ancora a Cagna.
complicano un poco le traiettorie e le posizioni. Allora, uscendo dalla curva, hidden messages, imposta in avanti, secondo in corda è Maratea, terzo di fuori è It's Hard, che procede, quarto all'interno è Portobello, che avvicino Diamine. Poi in corda Pisa Secret con di fuori Tempo Perso. Dietro a questi in corda ci dovrebbe essere Khabib, uno di quelli dell'Insubria. A largo di tutti Krypton, che precede Antara e Coco My Love. Ora Maratea muove su It's Hard e i due vanno su Hidden Messages in anticipo lungo su Diamine prima e Krypton poi. Piena curva, Hidden Messages, It's Hard, Maratea. Poi quello in corda dovrebbe essere, penso, non Khabib, ma forse Via Rose. Che all'esterno Diamine, Krypton, Portobello, Tempo Perso, Coco My Love. Sono avanti i due della razza latina, Maratea, Diamine e Krypton che si ingamba al lato dei due. Poi ci sono diversi cavalli che provano la rincorsa, tra questi Tempo Perso, Krypton che passa, rincorso da Diamine, Maratea che cala, Tempo Perso e a largo probabilmente Via Rose con Krypton che è in vantaggio, Krypton che è davanti a Hurricane Dream, prova ad andarla a prendere, Krypton, Hurricane Dream e per il terzo dovrebbe essere Diamine. Quarto all'ultima uscita in handicap e oggi primo davvero facile Sergio Urru in sella. Cosa può essere cambiato rispetto all'altra volta? Ma sicuramente l'esperienza, poi sai quando corri nelle maglie della Parichini magari puoi trovare il cavallo un po' meglio. Lui però oggi si è comportato molto bene, mi piace sia il terreno morbido che la distanza. Island King, Easter Hill, Mokui Marble, siepe mobile. Wonder all'esterno è sesto. Si attacca all'ultimo giro di questa siepe in Maide non vendere. Poirot, Maybach, Island King, Easter Hill, Mokui Marble e Australian Boss, Wonder e via via Little Feet e Master of Art. Secondo ostacolo della retta di fronte, Poirot, Maybach, Island King, Easter Hill. I quattro hanno allungato da Mokui Marble e Australian Boss che hanno all'esterno Wonder. Maybach, Poirot, Island King e Easter Hill. Sempre questi quattro rincorsi da Australian Boss. Poirot in vantaggio su Easter Hill che ora si fa insistente, mentre Australian Boss previene su Maybach e Island, gli altri quattro sono lontani, con Poirot e Easter Hill alle prese. Poi dovrebbe esserci Australian Boss che precede Island King e Maybach che sparisce dalla lotta, con Poirot contro Easter Hill, Australian Boss all'ingresso addirittura. Sembra questo il tema della corsa. Poi Island King che è quarto, Poirot è davanti, Easter Hill per il momento è respinto. Ci prova allora Australian King. Al lato di Poirot, perviene in prima linea, Australian Boss all'attacco interno di Poirot. Poi Easter Hill, poi Island King, gli altri spariscono, Poirot allunga ora. Nuovamente Poirot vince, anche bene, su Australian Boss e Easter Hill. 9-1-3, quarto Island King che è il 4,
9-1-3-4, l'idea di arrivo, cambio di monta, ma come abbiamo visto Salmon per Wroblewski interpreta da un capo all'altro Poirot, un sauro da Desert Friends e What's a Baby. Bentornato a San Rossore, lo hai fatto nel modo migliore, direi. Io sono molto contento perché mio grande amico dottore Gianotti ha fatto mia offerta per comprare questo cavallo. Io ho avuto grande fiducia di dottore perché noi siamo stati insieme per qualche anni e io sono molto contento per il cavallo italiano, primo cavallo italiano, secondo possibile. Diventa un momento per comprare più cavalli italiani per fare ostacolismo, perché a me piace Italia, io sono in Repubblica Ceca solo per questo, in modo organizzare la mia vita. Normalmente a me piace stare in vostro paese perché è un grande sentimento, io sempre. Lo sappiamo, Greg, tra l'altro cambio di monta all'ultimo momento e questo Salmon Dylan si è comportato molto bene. È giovanotto, 23 anni, ha iniziato a montare i cavalli gli ultimi 3 anni. Io non conosco questo e quando ho scoperto altro non può venire. Mio amico da Canzumier ho trovato lui. A me, io sono molto contento perché manca Giovanni Fantini. Allora quando lui ha lasciato, messo questo, fatto vinto così, spero io possiamo avere più contatti in futuro e possiamo avere Fantino interessante, sì. Tanto su Dopo di me e War Brave, Superstar DJ, Crevillon, poi Black Watch, Bobo Alena e Assassin, non vediamo nemmeno Crevillon. Tanto speriamo rimanga lì, ai, rimane Rajani davanti. Su Dopo di me War Brave, Superstar DJ, Crevillon è lontano. Rajani Dopo di me War Brave. Poi Superstar DJ, Assassin. Crevillon, metà della retta di fronte. Rajani Dopo di me War Brave, i tre davanti. 4-3-2, tanto c'è l'errore di War Brave nel salto, perde la possibilità di fare l'arrivo da più vicino. E allora dovrebbe esserci terzo, Assassin che si avvicina piano piano e prova ad andare a prendere Dopo di me e anche successivamente Rajani. Sta venendo Assassin in mezzo alla pista per andare a prendere Rajani. Sembrerebbe in grado di volarlo quando vuole Gabriele Agus con il Baio di Tanghetti. Siamo in ostacoli però, c'è sempre da saltare l'ultimo, ma è totalmente in mano e quindi c'è l'isolamento. Isolamento di Assassin. Rajani è secondo per ora, è stanco perché stavano venendo forte a fare l'arrivo
dalle retrovie e vediamo un po', no, forse si è salvato dall'attacco conclusivo. Vediamo un po' se ha vinto il 5, nessun dubbio. Vediamo poi la camera rivie, 5, eccolo, per il secondo e terzo forse si è salvato. Forse Raciani si salva da bambolena. Gabriele Agus in sella al vincitore, viene accompagnato al rientro dalla mamma Giulia. Gabriele, finalmente un'intervista in italiano. Sì, no, bene, dai, sono contento. Non mi aspettavo che mi allungasse così veloce dopo la penultima. Dopo la penultima avevo già capito che vincevo perché mi ha fatto un'accelerazione molto importante, è andata bene fino in fondo. Non brillante Sister Sledge, si mette dietro anche Big Riot, va davanti, fuga con vicino Kissy Missy. All'esterno Paradise Prophet è favorito. Poi recupero interno anche di Sister Sledge. Kissy Missy è davanti, non subisce attacchi da Sister Sledge. All'esterno favorito è Diamond Dugar, Rise and Dawn e fuga. Paradise Prophet, Big Riot davanti a questi e poi Get Game, Kissy Missy, accompagnato da favorito. In corda Sister Sledge, di fuori Diamond Dugal, fuga e Rise and Dawn, Big Riot, Get Game, in coda Paradise Prophet. Kissy Missy, accompagnato da favorito, dietro i due Sister Sledge e Diamond Dugal, fuga, Rise and Dawn, Big Riot, Get Game, in coda Paradise Prophet. All'ingresso addirittura Diamond Dugal si affaccia in mezzo alla pista. Kissy Missy all'esterno favorito, ancora più a largo Diamond Dugal, di dentro Sister Sledge, fuga, Rise and Dawn, Get Game dalla coda del gruppo, a largo di tutti Paradise Prophet, favorito insiste su Kissy Missy ed è in vantaggio. Lo scatto di favorito per superare Kissy Missy, poi Big Riot, fuga, Diamond Dugal, a largo di tutti si ingamba Get Game con favorito che non è al riparo perché scattano Big Riot e Get Game che vengono molto forti a fare l'arrivo. Big Riot contro Get Game a fil di palo, Big Riot, Get Game favorito. Un Big Riot che a San Rossore si trova proprio bene, aveva già vinto qualche anno fa, se non ricordo male, anche a grossa quota sui 1200 metri. We'll be right back.
via Cappucci, partiti. Brackett Man allo steccato cerca di farsi coprire da qualcuno, magari da Tell a Teller, che prova a sfilare insieme alla mossa di Fulsam, che ha all'esterno Verbena e sopra Andrusilla, i quattro a precedere Diamond Falls, che si mette in posizione abbastanza ideale, avendo di fuori Half July. Tell a Teller tira via da Verbena e Fulsam, poi sopra Andrusilla, Brackett Man, Half July, terzultimo Diamond Falls, penultimo Infernale, in coda Prince of Brush. Non c'è stata grande andatura, almeno visiva. Tell a Teller, Verbena, Fulsom, sopra Andrusilla e Brackett Man allungano prima dell'ingresso, addirittura in sesta posizione Half July, in settima Diamond Falls, ottavo Infernale. Scelta delle corsie determinante. Tell a Teller, Verbena, poi cerca recupero Half July, Brackett Man, dalla seconda linea Diamond Falls, Bervarchi Infernale con Verbena che lotta con Fulsom, allaghi tutti anche Prince of Braccio, dalla seconda linea Infernale prova a progredire anche Diamond Falls, ma è lontano con sei cavalli a lottare con Fulsom, Brackett Man, Half July all'interno Infernale, ma Fulsom è davanti su Brackett Man, poi Infernale, poi Half July, nel finale Fulsom. Il doppio di Paolo Favre e Germano Marcelli. E se le cose non sono andate benissimo a Paolo Favero nelle tre corse in ostacoli, direi che in piano si è riscattato grazie anche ai buoni uffici di Germano Marcelli. Oggi bene, allora è meglio che si dà in piano. Paolo, bene, bene, tutto facile, bene. Del resto la forma estiva di Fulsom la metteva bene in corsa. Sì, sì, ha fatto belle prestazioni a Merano e oggi si è riveduta bene, anche il terreno bene. Partiti, o per meglio dire partite. Va davanti Dark Chocolate su Sliding Woman, che precede Lion Cub, Exertive, So Smooth, Al Rucha. Poi Dark Slow Motion sulla curva, schema immutato, davanti a tutti Dark Chocolate in seconda posizione, Sliding Woman che precede Lion Cub, So Smooth, Arrucia, Exertive. Questa è la parte centrale, con davanti a tutti sempre Dark Chocolate, Lion Cub all'esterno, poi Arrucia, So Smooth che precede a sua volta Sliding Woman, Exertive, poi Almaira che ha all'interno Blondie Queen. Poi ci dovrebbe essere Slow Motion, Nocciola ed in coda Lucirex. Sulla curva Dark Chocolate, So Smooth, Al Rucha, Sliding Muba, Lion Cup, Exertive, all'esterno Almaira, di dentro Blondie Queen, Nocciola, Lucirex, Slow Motion. Addirittura Dark Chocolate indica la strada a tutti, inseguito da Exertive, poi Al Rucha, So Smooth, all'esterno provano il recupero Sliding Woman e Almaira, con Exertive che va in caccia
di Dark Chocolate, all'interno Blondie Queen, lottano questi, Exertive, Dark Chocolate e Blondie Queen, Exertive leggero vantaggio su Blondie Queen, Exertive su Blondie Queen, a fil di palo Fabietto! Exertive Blondie Queen, 9-7 fino in fondo, la sensazione è che sia Fabio a vincere, terzo il 2, quarto il 5, quindi 9-7, 2-5-4. Lo strillo di Pierantonio Convertino nel parterre ad accompagnare gli ultimi metri di Exertive con Fabio Branca. Fabio, hai resistito? Con la caratteriale. La passata si è proprio inchiodata. Pensavo di vincere facile, invece un po' guardinga. Ancora inesperta. Sì, può darsi. Si chiude qua l'appuntamento di giovedì 14 dicembre a San Rossore, vi aspettiamo domenica prossima, il 17 dicembre, ancora con 7 corse, inizieremo alle 13:15, noi saremo qua, vi aspettiamo.